Dovrebbe essere il nostro amico, no? È lui. Qua c'è un ascensore. Vuote a pezzi. Cosa? Quel mostro. Come ha potuto? Giuro che... Oh, io non... Non mi sa... È questo. What's the matter, Walt? Esso cosa crede? Le mie speranze e i miei sogni sono stati distrutti. La tribù perdu... Non fuggirò mai. La mia scelta è tra una... Non posso tornare indietro. Non tornerò a quella vita miserevole. Ma non posso nemmeno nascondere... Non mi rimane nient'altro. Il mio muro look intense. È orrendo. Inguardabile. Restare da solo con questa nuova verità è stato... Cosa ho scoperto? Se esso vuole proprio saperlo. Ho scoperto un odioso tradimento e l'utilizzo di un potere... Una volta ottenuti tutti i segreti delle pietre viventi dalla Idusa, la divinità imprigionata, i sacerdoti Pan le conferirono la benedizione della verità. Una verità amara che avrebbe rovinato... Talos era morto molto tempo prima, a causa delle ferite riportate durante la sua cattura. Una perdita tragica e involontaria, perché la divinità impazzì! In preda alla furia, riuscì a liberarsi dalla sua prigione. Ho deciso. Poi li uccise. Con crudeltà e freddezza, rivoltò i costrutti viventi dei Pan contro di loro, spazzando via quel regno utopico e decimando la tribù perduta. Rimasero soltanto i sacerdoti, confinati nella sala del trono. Ricoperta di sangue, richiese il corpo di Talos, ma quest'ultimo era stato bruciato da tempo. Non poterono accontentarla, anche se avrebbero... Li uccise! E quella fu la fine. La fine della mia tribù perduta. Tutto a causa di una divinità che non ci riteneva degni dei suoi poteri. Sia dannata la verità! Non lo facevo per quello. Volevo trovare la tribù perduta e unirmi alla loro società. Dopo aver scoperto il potere che avevano sulle pietre, ho sciocamamente sperato di poter sconfiggere Ginas per spezzare la sua tirannia sui Pan. Una Yesha senza una congrega elitaria di immortali, ma è finita. Finita. La tribù perduta è andata. Walt è vuoto e affranto. Esso... È roba nuova da vendere, Walt. Sausage. Se i nostri cammini dovessero incrociarsi di nuovo... Strano che la divinità fosse cattiva, chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Ma in realtà è cattiva poi, cioè è cattiva perché gli hanno ammazzato quello che si bombava, eh? Ma no, perché bomba è morto lui. Però... Il fatto è che tecnicamente gli hanno inculato i poteri e poi dopo gli hanno detto: ah, comunque grande, non ci servi più, abbiamo i tuoi poteri, e lei si è un attimino inalterata. Ed è quello che ti scopavi è morto. Fine. Poi genocidio! Beh, dopo sì, dopo lei ha fatto ovviamente una dea. Però, dov'è caduta l'acqua? Vabbè, noi dovremmo... Vabbè, se andiamo giù può darsi che ripoppiamo qua, qua sempre stessa mappa. Voglio andare a dare un occhio dove è caduta l'acqua. Guarda che c'è un ascensore. Ah, giusto, c'era l'ascensore da prendere. E dove cazzo... Vabbè, la mappa neanche si vede, quindi... Se poi muore prendete l'ascensore, voglio andare a vedere dove è caduta l'acqua, se posso buttarmi giù o qualcosa. Qui c'è l'acquetta. No, non posso no, c'è lo shortcut dove stanno. Dall'ascensore? Sì. Beh, finita la... C'è l'oggetto di storia. Che probabilmente sblocca la statua. Sì, perché qua dobbiamo andare qua nella statua e darlo alla statua, capito? L'avete rimandato su l'ascensore? Tardi. No. No, ma tanto non bisogna andare qua, dobbiamo tornare dove sei tu che c'era la seconda porta, direi, o no? Non so, prendete l'oggetto. Ah, vedi che adesso dalla statua la statua piange. Sì, ma non c'è un oggetto da prendere? No, c'è da attivare e tirare la leva. Sto aspettando. Adesso si apre. Ah, mette giù le mani.
Adesso facciamo tocca tocca qui, tocca tocca là. Soggetto di trama. Ah, quel coso che possiamo mettere, esatto. La frattura o là, o darlo, esatto, a lei. E qua c'è anche un dungeon secondario. Oh, entriamo in questa porta. Ma anche quello là è secondario. What the fuck? È anche quello là in teoria, per questo dicevo. Entriamo qua, in teoria c'è un teleport davanti. Vediamo, vediamo dai. Siamo qua, andiamo qua. Comunque sì, e il succo della storia sono tutti dei bastardi, come sempre. Vabbè, sempre, Remnant. È il concetto base su cui gira questo gioco, quindi. No, siamo al trono del senza sangue. Bloodless Throne? Siamo già stati, noi abbiamo affrontato il tizio. Ah, sì. È per mettere l'oggetto, anziché darlo a lei. Ah, la famosa porta. È tutto un loop su se stesso. Bisognerebbe capire che ricompense ti dà. Se conviene darlo a lei o conviene metterlo qua. Ah, no, qua siamo da lei. Qua siamo da lei. Sì, esatto, lì c'è la dea. Che tra l'altro è rossa, ci posso già sparare, volendo. No, se lo mettiamo dall'altra parte c'è un'arma corpo a corpo di merda. Dall'altra parte un'arma corpo a corpo? Ma dipende, così l'avevo visto. Dipende cosa fa. E qua, vabbè, dato c'è l'altra porta dove devo andare prima, quindi è inutile che stiamo qua. Sì, dai. Beh, dite, riposiamoci qua, torniamo in città. Come andare in città? Sì. Oh sì, dai. Ma stacchiamo, tanto. Sono cagato addosso. Oh, va bene. Oh. Allora, prima di fare il boss dobbiamo parlare con il tipo. Tipo chi sarebbe? È quello che guarda come si chiama? L'alieno di sto posto che guarda le scritte. E dove stracazzo è? O è qua davanti o non mi ricordo, comunque è nella zona prima di qua, no? È qua davanti, se non sbaglio. Allora di qua. No, là c'è, scusa, là c'è la boss. Ah, là c'è il boss, scusate, ho visto adesso. no, è perché coglione, c'era il portale qua e quindi è un coglione, questo è un coglione, portale, devo andare da è un coglione. Questo è orribile con quella corona lì. Sono bellissimo. Adesso mi bevo dalla borraccia e via. Questo è un vecchio del cazzo. Sono un signore anziano, ma sì, e lui ci siamo fatti quasi uguale. Guarda come quante ne mangiava quando era giovane. Mangiava quanto Marte ieri. Mamma mia, come il biccio, eh. Preparatevi. Questa matte su qua, su Remnant, su quel diver è una cosa, su Remnant. Ma fanno che quello volante mi stia scattando. Mi padre fai a dire Dio santo. Aia. Oh, livello 4. Non ci capisce niente, eh. Ecco, sono in stato di... Livello 4. È morto, basta. Allora, non mi sembra che c'era una porta qua che non siamo riusciti ad accedere, no? Io adesso ho la mappa che mi si è resettata, quindi devi vedere tu, Toga. Un attimo. Ah! Ah, capo, quello eri tu, scusami. Sì. Ho lanciato una cesta e arrivi nel mezzo. A tanto, capo, io mi serve il bastone, quello elettrico. Dobbiamo trovarlo, non l'abbiamo trovato perché è in uno dei posti... che mi sembra qua, dobbiamo vedere. Allora, dov'è il nostro amico? Ah, l'amico dovrebbe essere qua sopra, no? Ma che c'è quel dungeon là di che dovevamo fare solo con la... E qua? Dovrebbe essere là, ma non so come arrivarci. Guarda, hanno aggiunto un amuleto nuovo a Nerud completamente spaccato, Sì. Sì. Adesso non mi ricordo se è qua o da un'altra parte, però... Il campo con l'amuleto ti dà munizioni, reserve munition infinite e più 15% danno ranged. Così. Fine. Così. Sì, munizioni infinite. È spaccato senza munizione quel coso. Sicuro che sia qui? Non lo so, io ho preso un ascensore, guardato quella gente. Ma io perché mi sto seguendo? Per me è una zona rossa questa. Ma questo qua è un coglione. No, allora. Tac. Allora qua c'era il vecchio murale, dovremmo trovare dove l'ultimo, non mi ricordo dove è l'ultimo, dove. Ma si chiama Ukul. Chi? È Ukul lui. Allora, no, non è Ukul, come si chiama, Worg, manco mi ricordo. Che cazzo è Ukul? No, è Ukul. Guarda, è di qua, Dio cantante.
No, però dico la... comunque sta zona qua. Vabbè, io scendo di qua. E di qua, cool. È l'unico punto blu nella mappa. Vediamo. Ah no, cazzo, dobbiamo parlare con la roccia rocciosa. Oh. Ah sì, è vero, c'è la roccia rocciosa qua anche. Sì, sì, sì. Pagaci, pagaci, pagaci. Sto soltanto a parlare col popcorn, sì. Guarda che... se non mi attaccassero i vasi da notte, magari. Bello, sono chiamati i vasi da notte come nome ufficiale adesso. Come i Bloodborne. Beh, Bloodborne, come Bloodborne. Tutti noi, Bloodborne, poi chiaramente il nome è quello. Abbiamo un una cosa di naming, veramente. Ah, sono morto. Sono vivo. Basta, sto capendo. Vabbè, tanto sono fatto di merda e faccio danni, è la cosa che faccio in tutti i cazzo di giochi. Sono abituato. Allora. C'è un attimo quello grosso. Per una mano ce la fate? No, la faccia la facciamo, però danni fa sempre comodo. Sto sparato nella schiena. Proprio come in America. Allora. Marte, cantiamo. Morte agli ungulati. Morte ai malvagi tutti. Ma è lui Uco, cazzo, non è il nostro amico. Oh. Infatti. È il nome di questo regime. Lo spirito della terra. Il vessello a little broken. Non ancora. Ugo, un tempo questo involucro faceva parte del coro degli ungulati. Poi l'aria della nostra signora si levò sempre più forte. Noi schiacciammo gli ungulati. Quindi posso dirgli no oppure fatti sotto coglione. Non lo so qual è la cosa per ottenere la... Non lo sai, adesso gli dico di no e basta. E dico, i pan sono already, dead. E la nostra canzone, le bestie con gli zoccoli. Distrutti. Sì. Ora finalmente. Allora. Ok, questo c'ha, due o tre varianti in base a cosa gli dici. No, mi sa che ti dà solo questo. No, è possibile, se c'hai tre allora, cose. Scappiamo e pasmeria. Dopo un po' non aver utilizzato il fuoco primario di un'arma per 10 secondi, tutti i danni aumentano del 25%. Addio. Ah, per quindi... Bill che non spara. Dagli le spalle. Pagaci, dagli le spalle. Che cazzo vuol dire? No, parla, ok. Dagli le spalle. Allora, Gabbo, io e te dobbiamo ammazzarci, deve farlo lui da solo. Una bestia ripugnante. Cosa? Se ci nascondiamo dici che non funziona. No, 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 proviamo ad ammazzarci tra di noi. Ma che cazzo? Però avevo una liquid death. È impazzito, eh. Allora. Vediamo se funziona. Allora, parla con lui, una volta che ci ha finito di parlare, vattene via. Semplicemente, ma non. Ma vattene via nel senso, ruota il personaggio e vattene. I nostri cammini dovessero incrociarsi. Yes! Perdonami. E riposa in pace. E adesso andiamo a battere la boss. Ma figlio di puttana! Ma figlio di puttana! Ma Walt! No! Ma... Ma lo possiamo uccidere? No, 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 vai, non ti preoccupare, andiamo alla cosa della boss che sta... No, no, il cazzo, dov'è Walt? Dov'è Walt? Sta alla boss! Sta alla boss, lo troviamo alla boss! Le figlio ma, di ma non, abbiamo il teleport là, no? Sì, sì, però dai, facciamo la strada come se lo inseguiamo, dai. Che figlio di troiazza, ma cos'è sta cosa? Ma perché? Allora, se vediamo la cutscene dovrebbe darci l'obiettivo, era un caro amico, ma solo se l'hai reso amico. Quindi è un bastardo di merda. No, è che è in crisi mistica. E quindi è un bastardo di merda. Vabbè. Cioè, solo un po' un coglione. Tipo questo qui. Ma quindi mi ha piantato un coltello nel culo. Cioè.
per me è oltre il coglione. Ah, mi sembra che qua arriviamo dalla bossa, no? Sì. O no? Dio. Sì, penso di sì. Era. Ma Walt, io credevo in te. Ma davvero gli sparo in faccia direttamente. E se non sei suo amico? E fa la stessa cosa, ma non ti dà l'obiettivo. Ma gli sparo in testa direttamente. No, questo è il banco di prova. L'abbiamo fatto questo? Sì, lo abbiamo fatto Gabbo, però... Sei sicuro? Non ce l'ho io? Non ce l'hai? C'erano gli scrap per terra, secondo me l'abbiamo mica fatto. E allora... È tutto rosso qua. E allora... Bella. Dove cazzo... Dov'era? Come fate a non trovarlo? Ci saremmo arrivati davanti e non ci mandati. No, più pallida idea, ragazzi. No, non lo so se l'abbiamo fatto, no, non capisco. Aia. Comunque mai centrato, è di nuovo. Non sto usando la pistola lanciafulmini, come faccio questo tratto? Ma con la pistola lanciafulmini probabilmente, perché lo status shock non lo mettono loro, lo metti tu. Ma possibile. Allora, sei esploso, perché questa non fa danno amico. Sei esploso su una loro esplosione. Sai che esplodono con lo status overload i nemici? Sì, no, lo status si passa. Ti sei beccato il mio status stando vicino a uno di loro che è esploso. Sei vacca. Va a sentire la notte di merda. Cosa che abuso questa? Sì, la rompo nel cazzo. Grazie. Non mi ricordo, ci siamo stati in sto posto. Ma è tutto rosso, teoricamente. Beh, tu che sei quello che ha le mappe originali. Poi è buggato, quindi... Oh, ragazzi, c'è un buco dove cadere qua, eh. No, là non ci siamo stati. No, qua non ci siamo stati. No, abbiamo mica visto sta roba. Ma l'ho capito perché c'era lo scrap lì, eh. Qua c'è un secrezio, eh. Dove siete? Dove siete? C'era un buco. Ah, ok, c'era un buco. Qua. E tu anzi, vedeva. Questo è un secrezio. Tutto qua? No, non ci credo. C'è un altro buco. Ah, siamo tornati giù. Ok. Vabbè. Allora, più avanti mi sembra che ci sia. Sì, c'è il checkpoint e poi ci sarà qualcosa. Non siamo mai stati qua. Assolutamente. Io qua io apro. O no? No, questa è la porta che. Cazzo, devo aprire. No, dall'altra parte, sì. Pensavo che fosse. Ora Gabbo. Sta vedendo i secreti. Ah, qua! Cos'è con l'acqua? No, merda. Aspetta, andare avanti che Gabbo non c'è. Lo so, sarà proving ground, quindi sarà un parco a tema con le trappole mortali, né? Sì, no. Sì, ma mi sembra che la stessa. Mi sembra che. Avete visto che un paio di posti sono gli stessi del vecchio Yesha, no? Questo dovrebbe essere quello con la proving ground. Palle, dovrebbe essere quello con le trappole. Ragazzi, ho trovato un altro buco. E vacca. C'è un sacco di libri. Ma dove sei? Sono quattro. Ecco libri. Qua l'altro buco. Ecco qua l'altro buco. Via. A vedere. Non ho visto cosa sono, perché sembrano. Questa è l'antica libreria del Kaolas Rest, me lo ricordo. The Sun, the Moon, Life, Death, the Doe and the Ravager. Cosa? The Begin. Io ho trovato il fardello dell'inseguitore. C'è un'immagine. Sì, ma guarda i segni di sto libro qua. Attenzione, c'è una canzone, aspetta. Ma secondo me è il vecchio dungeon questo. Faccio la foto, Sì. Qua c'è una scala. Ah, guarda, c'è una. Aspetta, dobbiamo fare le foto perché a seconda del simbolo ci sono delle canzoni diverse. Ma guarda anche il quarto libro che c'è il sole, la luna, il cazzo. Dove cuore amore. Ragazzi? Ho trovato una porta secrezia. Ah, qua. Ah! Mi sa che qua troviamo. Atrofi. Sì. Bua. Che cazzo è spuntato? Che
non l'ho già affrontato. Ah, devo venire via. Rock Stalk. Sono tu adesso, bene. Gabrielino? Ok, anche qua. Ma resistono i danni elementali. Non ci ha dato niente. No, no, a me ha dato Bulletware. Che credo sia una mod. No, aspetta, no, un mutator. Ma ce l'avevo già io. Fire rate, increasing mod power. Ok. Oh, è aperto un'altra porta segreta. Dove? What the fuck? Increase fire rate of this weapon by 10% of the increase mod generation. Però qua torniamo dietro. Da 10. Sono morto. Eh sì, ho notato. Mi si è chiusa la porta sulla testa. Mi vedo un po' sdraiato. Quanti posti secreti? Ma mi sa che qua dove si prende l'asta, eh? Quello che dicevi tu. Ma che cazzo ne so? Io sono morto. No, non in questo qua, in questo dungeon. Poi loro due, però dicevo già il mutator che davano perché non mi ha dato niente. Perché quei due me ne ricordo, quei due sono di un altro dungeon, non sono di questo nuovo. Sono del vecchio. Niente. Andiamo su. Ma che si chiama? Aia. Vabbè. Se viene un attimo indietro, cioè no, andiamo un attimo qua, facciamo... No, non è quello checkpoint. Comunque. No, è avanti, non è ancora qua. No, no, non è quel dungeon lì. È l'Infested Abyss, che è quello in alto. È che quello che non avevamo preso. No. Non è vero, è un altro ancora questo. Gabbo, se vuoi tornare al checkpoint così torniamo, facciamo tornare la torre. Ah, cazzo, lui è morto male. Eh sì. Sono Naruto sì. Io. Ma vengo lì, dai, tanto. Se no fai Liquid Dead. Già qua, no, ma sono già qua. Dopo vi porto in un altro posto. No, io devo finire di esplorare qua. E cosa c'è da... cosa c'è qui dentro? Ah, dici la parte con... Vediamo. Noi dobbiamo andare una parte avanti, eh? Ah, sì, però capo, puoi vederla sotto prima, c'è qualcosa. C'era il muro, ecco perché. Allora, questo è il buco di prima. C'è cioè, The Hidden Library. A qua può spawnare la Waterfall, il Wind Tower e The Hidden Library. Sì, ma dobbiamo andare. Sì, dobbiamo andare avanti. Ah, qua c'è roba. Sì, infatti qua del vecchio dungeon, questa qua, me la ricordavo. Questo qua è Proving Ground, se... è lo stesso del vecchio dungeon. Di Endira Sand, infatti. Ma cazzo lo prendi questo? Ah, qui dobbiamo fare questo prima. Vacca! Affanculo! Non li avevo visti quelli non, lì. Non ti posso resuscitare a sta distanza. No, no, beh, ma c'ero sotto le trappole.
Ora risiediti. Sì. Ma no, vabbè, ma se volete provare voi. No, no, vai, tanto. No, a te onore. Anche perché l'altra strada è chiusa, quindi c'è solo quella da fare. Ah, è proprio se la passate lì. Sì, in realtà c'è una porta chiusa che non si apre. Allora ci vediamo. Capo? Ho fatto un esperimento. Che esperimento hai fatto? Ho fatto un esperimento e sono caduto. Oh no, è come quello, le facce a doppio. Sì, devi passare prima poi l'altro. Bravo. Cosa? Di fronte. Io sono morto su. Già. Ma lì, tra l'altro, su quello, girati un attimo. Guarda dove arrivano. Ah, anche lì si alternano, ok. No, si alternano sempre. Anzi, io adesso metto la scrigua che spara a 300 miliardi e ressa. No, prendo il cazzo di invader, però. Beh, prendo l'invader. Ci abbiamo. Ho sbagliato il tasto. Ci provo l'egita ancora. Morto. Va bene. E sei caduto anche nell'acqua, quindi non ti posso vessare. Sì. Dato, allora, facciamo dato un tentativo, provate, vediamo. Tanto, vedi. Però resta attiva, devi dire che sono solo quella che ho attivato, sì, io. Sì, è solo quella finale che rimane, sì, sì. Vaffanculo, mi ha dato il tempo ad alzarmi. Ciao grande. Guarda che ricaiuto di moto è fatto. Personaggio più atletico della storia. Ok. Ma bisogna essere di peso leggero. Aspetta che mi cavo. Mi cavo l'elmetto. Non sono comunque leggero anche togliendo l'elmetto. Ora mi tolgo i guanti. Perfetto. Vaffanculo, un'ora a tirarsi su. Uno. Due. Uno. La devi essere leggero, infatti. Ci metti meno. Ah. Sì, avere già anche swiftness se ce l'hai. Adesso dove escono? Vacca. Di lato e davanti. Dai, non l'avevo mica vista quella lì. Porca. Però adesso ti risparano, vero? Tirami su, ce la fai. Un attimo. Occhio che adesso ce l'hai. Ce l'hai che ti sparano di lato. Laterali anche rispetto sopra. E anche laterali è da sopra. Cioè, sali lì e guarda il pattern. Sì, è vero. Spara prima di lato e poi da su. Non c'ho un'altra carica al momento, stai qua rigenerando. Uno, due. Ma poi spara che questo, anche il secondo spara, figlio di puttana. Allora, uno, due, tre. Uno. Due, tre. Uno. Due, tre. Affacco. Cosa ho schiacciato? Ho spento tutto, secondo forse me. Forse ha spento tutto. No, sono caduto giù. Come hai fatto a morire così? Dai che c'è lo shortcut lì. Non morire adesso, possibilmente. E dico di infarto, muoio. Ah, non si sa mai. Ah, no, non è lo shortcut. No, deve abbassare il livello dell'acqua. Deve abbassare il livello dell'acqua, sì, sì, sì. Ho fatto un salto e rotolato nell'acqua, mio personaggio. Ah, boh, vedi. E
questa è la porta dello shortcut, quindi se si apre, sì. Ah sì, da qui si va al cristallo. Qua ritorna il cristallo, sì. Che brutto rumore. E basta, quanta roba c'è lì sotto. Come cazzo l'avevamo... L'avevamo scoperto sto posto, perché non era un punto di domanda. Ma ci avevamo andato avanti, se... non lo so, dovevi vedere le registrazioni. Vabbè. Andiamo. Madonna, che migli di nemici. Gabbo? Aspetta. Sta cambiando inventario, quindi per oggi cambia. No, no, sto guardando una cosa. Sta esplorando. Dentro se stesso, però. Guarda che brutta faccia. Questo è matte quando soleva la chiesa, guardalo. Ah, ok, esattamente sotto. No, va bene, non si riesce ad andare. Ma guardavo se c'era una qualche... Ma di qua dove si va? Per la porta, vado a Skype, vado giù. Ma l'altro è un altro checkpoint. Un altro checkpoint, qua. Quindi non è finito assolutamente. No, ma secondo te? Aspetta però. Perché questa mezza maschera, questo ha tutta la maschera, questa ha tutta la maschera, Perché sono rovinati. Però c'è anche un simbolo. Credo che sia di qua molto banalmente, qua dritto, perché di là c'è la porta chiusa che si aprirà dopo. E io qua ho premuto, sono passato, ho premuto ed è partito il rumore che sparano delle trappole. Quindi devo togliere di nuovo i guanti, va bene. Occhio che c'è un vaso da notte là, Ho sbagliato tasto, ho premuto quello di... per il diver. Cosa mi ha ucciso? Mi viene verso di me, Gabbo. Sono quasi da notte. No, ma non ho visto arrivare niente, sono semplicemente morto. Ce n'è uno anche dall'altra parte. Adesso sto prendendo danno passivo dagli status. E ce n'è uno di là. Pacca! Ho fatto un male. Ma one shot, no? Sì, era quello che era. La pagherò più tardi. Qua sono le facce che ha fatto lì, che ha fatto partire. E va che è un cancro. Cosa si è aperto? L'avete schiacciato? E Gabbo è andato avanti. È venuta giù una roba. Gabbo? Perché che rischiate? Ah no, cazzo! Sono partite anche qua, vaffanculo. Vai avanti, vai avanti. Aspetta, provo a resuscitarti, Se no mi butto giù. No. Cosa? Morto. Perché sono morto? È andato su del tutto. Ah, ma vaffanculo. Scusa, è un po' distante, scusa, Gabbo. Ci riprovo adesso. Ma dio caro. No, perché non ti resuscita? È su un altro livello.
Niente. Sono a un altro livello, sono proprio un giocatore. Allora muori e ti resuscito qua, dai. Che paghetto questo posto, tutto trappoloso. No, beh, questo, quello lì è fattibile, sembra fattibile questo. Sembra, poi adesso muoio, però... Poi c'è un anello. Due anelli. Un intero set di armatura. Ho capito, ah. C'è un sacco di roba qua dentro. Due anelli, un set di armatura e un amuleto. Sono i due, uno a destra e uno a sinistra. Adesso torniamo indietro camminando. Una calcetta. Ah. Solo che io ho range e faccio veramente cacare in questo momento. Ho sbloccato una nuova abilità, la Way of Mehidra. A me manca ancora, devo ancora arrivare a level 5. Sai che fa? Cura. Manca l'elemental damage, ma la provo giusto per. Ma porco il demonio, perché sono trovate le trappole qua? Perché sono andato avanti io. Brutto babione. Non mi hai restato? Ah, bene. La pagherò più. Andate avanti che mi tirate giù qua. Dato giù. Dove cazzo sei, Gabbo? È salito su! Ah, abbiamo tirato giù questo coso lì. Ma guarda, è a tempo. Dietro di te. Cosa? Vai, vai, montate su, montate su. E dove vado? Rotola lì in avanti, c'è la piattaforma davanti a voi. Io siccome non riesco a saltarci lì. Salta! Bravi. Ok, qua c'è. Hai premuto qualcosa. Sì, guarda, quella là all'ingresso si abbassa. Sei qua, Rick? Sei qua? Sì, sto qua, vai. No, capo, si è sentato giù da là. Sì, va bene. Date. Vieni via, Rick. No, io non ci sto più qua sopra. C'è una cassa, però, mi sa che avete skippato. Sì, ma intanto volevo disattivare la roba. Tanto l'acqua sta andando giù ancora. Che cassa? No, non lo so che è una cassa quella. No, non ci vedo male qua. Ah, ok, allora stavo vedendo male io. Oh, cazzo, non è sceso giù fino a tutto. Vabbè, fa niente. Ah, qui c'è lo shortcut di nuovo. Stai lì, torre un attimo. Ma funziona sempre allo stesso modo, abbassiamo l'acqua e c'è lo shotgun. Questo aspetta, è un nuovo shortcut. C'è un anello in questa stanza, In quale? Dove lo troviamo? In quello che abbiamo appena fatto, c'è un anello. Dietro un illusory wall. Ah. E vacca. In una delle piattaforme rialzate, dove siamo stati. Dobbiamo alzarla e vedere. Oh Gesù, no. Vedi Gabbo, vai avanti da solo. Gabbo è andato avanti da solo, che domande, Tore. Tu c'è. Tu tutti sti anni qua continui. No, è sceso giù. Vabbè, io ci sono. Vado là dove era Gabbo. Illusory wall, vediamo. Poi dovrebbe vedere la mappa. Cazzo, devo rollare lì.
Guardi, vedi, vedi che c'è una stanza rossa lì. Allora, vediamo. No, io qua ho tutto senza. Allora, credo sia qua. Quindi è da un'altra parte. Porca troia, che cazzo è? Se riesci a vedere, trovo un video o qualcosa visivo, perché se no. Once you lower the first elevator between the two half pillars, quindi qua lo sei tu, che è il primo, turn towards the nearest wall at the top near the ceiling. There is a wall when you can jump through while you go up. Quello lì, questo qua. Sì. Ah, anche perché vedi, i colpi ci vanno attraverso. Abbassa basso, pure, torna ad abbassare, quello là. Sto andando. Adesso ti crivella muori. Questo spara il culo. Coglione. Io ci provo, poi non lo so. È questo qua per alzarlo, mi ricordo. No, va solo solo adesso. Va solo solo, devi spostare. Okay, mia torre, che pelo. No, io sono quello che si è aggrappato. Sì, però lui è saltato all'ultimo, stava rischiando di morirci. Se sono quasi morto. Eccolo qua, l'anello. Diamante illuminato. Cosa fa di bello? Aumenta il danno ai punti deboli di 12%. Il bonus è raddoppiato quando bersagli affetti da smascheramento. Oh, questo è grossissimo per gli hunter. Tu hai fatto bene. Ok, quindi scendiamo ancora. Ci sono quattro piani, siamo al secondo, andiamo al terzo. Sì, se andate avanti di qua, droppate giù, a un certo punto c'è un checkpoint, mi potete respawnare. E dopo c'è da divertirsi, Dato qui c'è un altro anello, il set del vecchio con l'armatura, del vecchio soldato. Cosa è successo qua? Ok. Cosa c'è da fare? Perché l'invader? Prepara l'invader, te lo dico. Oh Christ. Ah, ecco perché mi hai detto prepara l'invader. Cazzo, quasi! Ah no, ti hanno già shottato, ok. Sì, c'ero messo abbastanza bene, ma stavo rollando quando mi ha shottato. Oh cazzo, ce l'avevo fatta! Mi sono fermato per un attimo, non dovevo fermarmi. Stavo provando a usare la tattica di Helldivers, Cioè, a mia discolpa. Sega proprio, cioè neanche provato. No, è andato. Adesso vado dritto, vediamo cosa succede. È morto. Esatto. Ah, il pattern non è difficile. No, non è difficile. Mi ha colpito quello di dietro, Faccio andare avanti voi che siete bravi, io faccio cagare queste cose. Ah, io sono bravo, guarda. Fatto. Anni e anni di Mario Party. Oh! Da dietro no! Mannaggina. Ho premuto un pulsante, quindi si è aperta una stanza da qualche. Ah, guarda dove si è aperta! Dove? Lì all'inizio. Sopra? No. Lì all'inizio hai. Sì, ti ho visto. Nel all'inizio corridoio. Dove? Del corridoio con le trappole sulla destra. Ah, quindi in mezzo alle trappole? Esatto. Sì. Ah, là dici. No. No, vabbè. Ok. No. Ok. Ma è possibile che sia vivo? No. No, non ce l'avevo fatta, cazzo. Beh, adesso abbiamo aperto, in teoria sta aperta. Teoria. Visto che è ninjata, cazzo. Come è morto lì, cosa è successo? Ho provato a farlo fast, ma no. No, c'è la statua. No, la statua. Era anche un coglione, però. La statua. Ma di cui ho sparato io alle statue? Io pensavo di poterla distruggere rollando. No, la statua è una statua, che. Vabbè, ci rolli sopra e muori. Sei fatto di marmo? Io sì. E sei Mike? Sì.
Sei Mike Mag. Che cazzo è la cosa? No, non è rimasto aperto, ragazzi, non è rimasto aperto. Vabbè, vai. Io non so neanche dove è aperto, quindi. Ah no, guarda, guarda, lì, lì. Vedi, lo sto sparando io, vedi, c'è una piattaforma rossa. Sono morto. Siamo morti. Questo può essere. Ma guarda che Rick è morto, secondo me gli hai sparato tu. No, 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 no. È sì, morto sì. Prima. Era morto prima. Lì, vedi qua, guarda, qui c'è una piattaforma rossa. Vedi io però rossa, se muori non vedo neanche dove. No, ho capito la piattaforma. Stare, uno, qualcuno deve stare fermo lì e gli altri devono andare avanti. Ma io non ho capito dov'è. Rick, il tuo obiettivo è stare fermo lì. In mezzo al corridoio c'è una piattaforma rossa sul terreno. Dove devi stare fermo e spostarti a destra e a sinistra per evitare le motoseghe. Troppo complicato. Madonna. Ma dai, coglione, scusami. Sì, però così. Vai. L'ho detto, lascio fare a voi che è meglio. Sappiamo in quale gioco sconfiggere Rick, se dovesse capitare che un giorno diventi malvagio. Sì, a te dici da sfidarlo come in Jojo, eh. E lo portiamo in un coso del genere e basta. Vedi qua. Ah, ok, ok. Vai, Gabbo. No, mi ha segato. Vabbè, mi spara il cadavere. Vabbè, però è un problema questo. Uno deve stare fermo lì. No, deve stare fermo lì. No, non no, per forza, fermo. Anche arrivare alla fine e premere il pulsante, ma poi riuscire a tornare indietro. Allora, aspetta che questo non so se funziona la schivata, beh. Proviamo. Ma tanto devi premere là in fondo, quindi che cazzo vai qua a fare? Non devo premere qua? No, devi premere il pulsante rosso lì. Dov'è? È l'unico pezzo di pavimento. È l'unico pezzo di pavimento rosso, Eric. Te. Io ho capito che si fosse aperto. Lì, vedi? Tu stai restando fermo lì, apri quella porta là davanti all'ultima. L'ho citato tu. Quindi uno deve stare lì mentre si apre la porta. Ah, e un altro allora, poi, no, allora ascolta, uno va in fondo e l'altro va ad aprire. Mettiti il teletrasporto, per favore. No, il wormhole. Non serve a niente la schivata. No, in teoria funziona. Sei morto. Non l'avevo attiva. Ma come no, si cavi attiva? Era finito l'effetto. Secondo me non funziona, però ok. Ma che bel pratino verde, guarda. Sembra Oberon di Warframe. Che facevo il pratino per curare. Va bene, vado io avanti, vai tu, vai tu. Ok, qualcuno si ferma in mezzo. Cazzo, ce l'ho arrivato! Qualcuno che non è capo. Vabbè, ma c'è un altro, sono io, eh! Allora, Rick, studia il pattern. Ecco. No. Esattamente. Allora, mamma mia, che cessi! Allora, ma perché tu sopravvivi alle segate? Non è possibile. No, non l'ha mica preso. Da quello che vediamo noi. Ma scusa, da qui non puoi fare un colpo veloce con l'invader di teletrasporto? Non sai come metterò l'invader, non ce l'avevo equipaggiato. Cioè, Gabbo. Allora, fammi andare me in fondo e poi vediamo. Vai più in fondo, se no metterò l'invader. Perché non muoia. Aspetta. Mi sparate le cose. Vai, Gabbo. Vai. No, non funziona. Non perché funziona, non funziona. Metto l'invader, dammi un attimo. Aspetta che ti ho sbagliato tutto, sbagliato tasto. Io devo salvare questo loadout, se no è un cazzo da ritrovare. Override, yes. Dov'è l'invader? Qua. Però bisogna che un attimo che mi si ricarichi. Okay. Rick, l'obiettivo è arrivare lì. Lì. Ma sbaglio o è aperta? È rimasta aperta. Ma... Ah, ok, va bene. È rimasta aperta. Tanto meglio. Poi dove c'è la statua di Gabbo? Di Gabbo ci è arrivato. Ah, perché venga, cioè... muori, rimani statua ma quindi... usi la statua come peso. T'ho detto che la statua funzionava. Niente del genere. Culo. Ok, sblocco tutto adesso. Ok, adesso si è chiuso. Blocco tutto.
Guarda lì a destra, c'è un muro invisibile. Sì, infatti adesso ci vado. Ah no. No, forse ci arrivi dopo, torni indietro, ci arrivi. Oppure non è a cazzo. Beh, io parlo di dialogo, mappa. No, è qualcosa, vedi? Guarda. Sì, sì, sì. È qualcosa, sto pezzo di merda, è qualcosa. Si apre in qualche modo. Vabbè, almeno sappiamo che si apre, però di sicuro non da questa parte. Dici che si apre? Eh sì, perché la mappa è vuota. Non c'è il bordino della mappa, se vedi, della stanza. Non ci vuoi passare attraverso? No. No, 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 abbiamo già provato. È fisica proprio. Tu stai premendo il tasto lì. Io sto premendo il tasto, sì. E vieni via. Basta, vieni avanti. Vieni avanti. No, perché se richiude, vedi, si richiude. Vabbè, aprilo e poi corri. Vai, corri. Ah, ma non c'ho più le lame. No. Ma no, allora. Vedi questo? Qua c'è qualcosa. Ma non si apre. È andata avanti, tu ti devi stare lì. Fappale! No, no, le motoseghe ancora. Però è una piattaforma lì a destra, eh. Non è una piattaforma questa. Questo non è mai aperto. Sei qua, Rick, sei qua? No, stesso questo rosso qua. Dio, cazzo, è chiuso, vaffanculo. Sì, si è chiuso. Se non lo sai è difficile. Cioè, non ma puoi, sia, sia, questo apre il muro là sicuramente. Allora, io ce l'ho la skill del volo. No, guarda cosa apre. No, ci qui, fa salire su e poi vai là. Capito? Tu hai qualcuno che vada là, prema il tasto e poi... Spostati! No! No, la fregatura infatti è quella lì. Devi morire lì. O vai più solo, devi morire. Il primo tentativo. Tagliati. Tagliato in due malissimo. Tagliate le ginocchia. Ma devo rimettere l'invader, ho capito. Sì, perché poi ci riporta su perché c'è questo. Cioè, come porta. Quindi la shortcut è comunque là. Invader messo. Allora. C'è un secrezio! C'è un secrezio! Lo sapevo, vedi che ti ho detto che c'è la porta lì a destra, l'avevo detto. Sì, abbiamo visto che c'è la porta lì. Non va bene. Ma porca paia, c'è un boss! No, c'è il COVID. Ha il rigeneratore, assorbi e stregone, quindi... Vabbè, capo, c'è una mano qua. No. Sì. Come no? Andiamoci sotto! No, c'è il COVID! Ho preso il COVID. Anch'io. Vai, ciao. Piena vita, No, il COVID, non so schivare. Non so neanche come provare a arrestarti, cioè. Io lo so, andando sto qua. Sì, ma non riesco mica a arrestarti se lui continua. No, no, tu sparagli, cioè. No, devo tossire per il COVID. Devo tossire. Già che tu muoio anch'io. Che palle!
mi hai dato solo qua? Perché mi hai dato qua? Devo andarmi molto più in là. Fanculo. Tu ti stai divertendo perché qua non è proprio divertente. Io ho passato il passo successivo. Che piacere, ho giocato contro un boss. No, devo tossire. E palle che devo tossire ancora. Bravissimo. Gladiatore mi ha dato. La medicina per il COVID. Questo. Gab invece cos'è che sta facendo? Boh. Aspettando uno di voi. Ho ucciso adesso il boss. Sì, sì, ma infatti non ho mica fretta. Ma come andiamo avanti di qua? Spero. Vedi se c'è qualcosa qua per. Di là, non c'è niente di là. Destra qua. Qua guarda. Qui. Qua c'è il pulsante. E si sta aprendo dove esattamente? Ah, lì. La faccio però da solo. Vai, vai. Ah, cosa serve quella porta? Cosa? Ti sei spostato prima che si aprisse tutta, quindi il timer si resetta in automatico. Vai, capo, sei da solo. Ah, mi sono fatto il boss lì in solo con una classe equipaggiata di merda, quindi questo è il massimo che vi posso dare. Devi morire, Gabbo, fatti segare. No, adesso vediamo. Mamma mia, che lentezza per tirarti su. Fatica. Buon fatto. Allora, aspetta che questo mi fa paura da attivare. Tanto riposo al checkpoint che va sempre bene. Sa cosa fa il gladiator? Sarà qualcosa melee sicuramente. Sì, è una per le armi melee. Da un buff al danno del tot per cento. Quando si brandisce un'arma da mischia, subire danni dai nemici fa aumentare il proprio danno in mischia di 25% per 5 secondi. È forte. E no, mentre a livello 10 ti dà baluardo. Merda, è potentissimo, ragazzi. Ma fortissimo. Allora, questo. Qua c'è un'altra piattaforma, vado a prendere. Oh. Rick, stai qua? La piattaforma qui? La porta troia. Tu sei morto proprio male, ok. Sì, tanto sei ghettato. Allora qui c'è un pulsante, aspetta. Sei lì. Bach, ma è un labirinto. Porca l'anello lì. Vai a prenderlo. Ok. Sembra l'armatura di mare scuro. Usare la riga fa aumentare tutti i danni elementari del 15%. Il capo ha trovato cosa per abbassare l'acqua ancora. Infatti qua si è fermato tutto. Ah, ma qua dove sono io è proprio un pulsante. Tornate nelle stanze giù che c'è la direzione dell'acqua, vado a vedere. Sì, infatti aspetta Eric prima di. Cosa? Prima di muoverti da lì che devo capire cosa c'è da. Allora, questo qui è uno shortcut e qui c'è il checkpoint. Shortcut di prima. Ok, benissimo. Di là c'era un buco dove scendere. Ah, e qua è chiuso. Ok, quindi io non posso più tornare indietro. Poi da lì secondo me. Ah no, non puoi. No, qua vado avanti. Ah, deve fare Rick. Vabbè, si può tornare indietro, in realtà facciano tutto il giro. Vai su, Rick, vai su. Dove? Come? Ci sono normale, disattivate su normale. Lì. Sì, si è disattivato dove, tutto. Dove è andato Gabbo, intendo io. Sì, poi ci sono delle altre strade che Gabbo non ha preso. Vai. Ok.
On rally chiuso increase elemental damage by 15%. Vai. Ok. Vai. Increase his weak spot damage by 2%. Bonus is doubled against exposed targets. Mica enorme. Ah, qua dove eravamo prima? Perché non serve, direi. Ma ce l'hai Swiss nella tua build? Ma ecco perché vai così lento. Non è no. Ecco perché devi premere il pulsantone. Ah, quello là, ok. Ma cazzo fate a vivere senza Swiftness in ogni build? Io ho Swiftness. No. Ah, Rick. Mi sembra così lento quando si muove, ma perché non ha... 15% si sente. Lo so, però... Questa è quella da supporto, quindi non è particolarmente... Ma qua sto aprendo. E quindi dove andiamo? Aspetta che vengo. No, qua è chiuso. Perché si è richiuso. Ma non c'è un posto dove poter tornare indietro, tipo qua a destra? Hai già fatto il checkpoint, no? Sì, no, ci dobbiamo sedere. Dopo da qua si torna indietro. Però sediamoci che esponiamo anche Thor, poi vediamo. Eh sì, a posto, quindi da qua si torna indietro, poi per andare, per continuare ad andare avanti bisogna andare a sinistra. Dovremmo aver finito praticamente a questo posto. Quindi. C'è un altro dungeon che dobbiamo andare a fare. Prima del boss. Sì. Però sono ancora arrabbiato per Walter, là. Per Veltroni, vabbè. Per Walter nudo. Ok, ah, siamo in fondo e c'è un anello qua. C'è un oggetto. Fiaschetta in ceramica. Materiale. È un materiale. Il passo di Agilla. Sì, anonimo. Vabbè. Ci manca il set di armatura del nonno. Del nonno? Sì. Infatti vedi qua. Ah no. Aspetta, provo. Vuoi vedere sotto? No, questo è un blocco solido di roccia. Non so mai. Quelli di Neut è più facile che siano, perché sono piattaforme anti-grab. Però ci deve essere... C'è il set sotto l'acqua. Però come? Dove? Una volta che draini tutta l'acqua c'è un cadavere e c'è il set armatura del nonno, o da soldato della seconda guerra mondiale. Ah, e come si fa a drenare tutta l'acqua? Faccio. C'è qualcosa a capo? Tu sei in duce qualcosa? No, è dove siamo entrati. Vuoi vedere se trovi qualche cosa a video? Faccio proprio. Allora, a livello di mappa è tutto esplorato. Allora, after completing the entire dungeon and flushing the water to the bottom level, go back to the first dart room. Ah no, ok. And drop down into a new reveal room. Ah, la prima, quella dove c'era l'acqua prima. Ok. La prima. Cavolo, vai nella prima stanza. Sì. Quella dove c'era la prima piattaforma. Già le frecce. Ce la trovo, Ma non è qua, ah, scusa. Qua, sono arrivato. Non è questa, scusa. È questa, sì. Da qua. Infatti una nuova... Sono esatto, un po' di nemici, mi sa. Ma cazzo, il Gloom si sente, anche la seconda stile forte. Ah, eccolo qua. Preso. Sono nei guai. Ecco una scala su di qua.
per tornare su. Bah, possiamo uscire. Ah. Ma capo, tu dov'è che sei andato, scusa? Boh. Dove cazzo si esce sto posto di merda? Da qua andiamo indietro, scusate. Dove... Perché hai fatto quella strada del cazzo, Tog? Mi ammazzo. Madonna, ragazzi, cioè... Mi ammazzo. Gabbo, ammazzati anche tu, perché tanto... Ci sono dietro. Va, vai. Adesso usciamo dal dungeon sempre da qua, leave dungeon. Nel frattempo... Ah, qua andiamo là e ci manca un dungeon, direi. Ci manca un dungeon. No, sì. Beginning from the ancient canopy, initial checkpoint.